tutti, oggi sono qua per rispondere ad alcune vostre domande che mi avete lasciato sulla pagina Facebook e su Instagram. Come al solito mi avete inondata di domande, ad alcune avevo già risposto in precedenti video, quindi troverete la playlist nelle schede qua sotto in descrizione e cercherò oggi di rispondere a più domande possibili, quindi perdonatemi se non riuscirò a rispondere anche alla vostra domanda. Topazio87, hai mai preso in considerazione l'idea di tradurre libri ungheresi e l'idea di scrivere in generale? Un bacio amore dolce, che carina Sara, un bacione anche a te. Allora, tradurre libri ungheresi? No, perché io non so bene l'ungherese, non l'ho mai studiato, faccio tantissimi errori quando parlo, ho difficoltà a leggere e scrivere, quindi no. Scrivere in generale sì, mi piace, in genere trascrivo tutto a mano, appunti, citazioni. Se devo scrivere qualche cosa non uso mai il PC o il telefono, preferisco scriverlo a mano. Tengo anche un diario, mi piace buttare giù alcune idee, progetti, però non penso che scriverò mai qualcosa da pubblicare, quindi storie, romanzi, poesie, raccolte, tutto ciò che scrivo è per me e basta. L'uno Izu, una cosa che vorresti tanto fare ma che non hai mai avuto il coraggio di fare? Ce ne sono tante in realtà, perché io sono una persona abbastanza fifona e mi spaventano tante cose nella vita in generale. Finora una delle cose che mi preme di più fare è andare a vivere per conto mio, che è una cosa che mi spaventa tantissimo nonostante voglia tanto andarmene, e in particolare mi piacerebbe cambiare proprio ambiente, andare in una città magari o molto più grande o molto lontano da qui o addirittura all'estero. Piccola Kitten 91, ciao, come stai? Abbastanza bene, grazie. La mia domanda è: se fossi nel mondo di Naruto, che potere vorresti avere e di quale villaggio faresti parte? Ciao, un grande abbraccio, ti seguo sempre, grazie mille. Allora, domanda veramente interessante. Non c'è un potere in particolare che mi piacerebbe avere. Mi piacerebbe poter essere un ninja per essere innanzitutto coordinata, veloce e saper stare in equilibrio. Detta così sembra strano, però io nella vita di tutti i giorni sono scoordinata e abbastanza goffa, quindi poter avere stabilità sarebbe già una grandissima cosa. E mi affascinano molto tutte le tecniche legate alla medicina, alla cura. In generale sono molto attratta dalle scienze, quindi mi piacerebbe poter essere un ninja per indagare nuove tecniche legate principalmente appunto alla medicina. E probabilmente farei parte del villaggio della foglia. In questo caso non c'è un vero e proprio motivo, ma tutti i miei personaggi preferiti sono del villaggio della foglia. Isabel Olivo, quali sport, attività, arti hai fatto da piccola? Quali sono i tuoi programmi preferiti di real time? Guardavi Disney Channel? Un bacio anche a te. Da piccola ho fatto danza, ho fatto funky se non sbaglio per un anno, ho fatto pallavolo in cui mi sono trovata malissimo perché gli sport di squadra non fanno molto per me. C'è troppa competitività, troppa competizione anche all'interno della squadra ed è una cosa che a me non piace. Quindi anche pallavolo l'ho abbandonato presto, nonostante mi piacesse tanto. E poi ho fatto nuoto per 7 anni. Nuoto mi piace tantissimo, quando posso torno a nuotare in piscina, mi piace stare in acqua, adoro, è il mio habitat naturale. Io seguo tantissimo real time, ci sono tantissimi programmi che mi piacciono tanto, però non c'è un programma che riguarderei all'infinito, perché i programmi che mi piacciono spesso sono un po' trash, un po' frivoli, un po' sciocchi e a lungo andare mi stancano, come ad esempio Abito da sposa cercasi, c'è stato un periodo che guardavo tantissimo quello ma mi sono stancata molto presto, oppure Ma come ti vesti, anche quello io adoro Enzo e Carla, mi piacciono tanto, però a lungo andare gli episodi secondo me sono ripetitivi anche in quel caso. In realtà mi piacciono anche i programmi sulla medicina, quindi malattie misteriose, IAR, mi intrigano parecchio anche se spesso mi creano un po' di, non ansia, però mi impressiono facilmente per alcune cose, però allo stesso tempo ne sono affascinata. E no, non guardavo Disney Channel. Angenia Creations, qual è il lavoro dei tuoi sogni, insomma la tua aspirazione più grande?
Oddio, è difficile perché ci sarebbero tante cose che mi piacerebbe fare. Fino a un po' di tempo fa il mio più grande sogno e aspirazione era poter lavorare in un acquario. Io sono laureata in acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, quindi un corso di medicina veterinaria focalizzato sui pesci, mammiferi marini, l'acqua, gli allevamenti appunto di pesci, molluschi e quant'altro. E quello che mi affascinava di più era poter puoi trovare un lavoro in un acquario perché a me piace tantissimo il mare, i pesci, tutte le creature marine ed acqua dolce, insomma, poter lavorare in un acquario a stretto contatto con questi animali mi sarebbe piaciuto tantissimo. Purtroppo però in questo momento è molto difficile trovare lavoro, soprattutto in un settore così di nicchia, nonostante io abbia fatto un percorso universitario così centrato e focalizzato. E a tal proposito, Aligre chiede: su cosa hai incentrato la tua tesi di laurea? Ci racconti qualcosa sul tuo percorso universitario? Ho dedicato un intero video sul mio corso di laurea, ovvero acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, quindi vi lascerò il video nelle schede qua sotto in descrizione. Per quanto riguarda invece la mia tesi, l'ultimo anno di università, mentre seguivo le lezioni, lavoravo anche nel laboratorio dell'università, nel reparto di virologia, appunto alla mia tesi, che è stata una tesi sperimentale. Ci sono stata dietro 10 mesi, è stato un lavoro difficilissimo, abbiamo dovuto fare diverse prove, però allo stesso tempo era una cosa che a me affascinava tanto. Il laboratorio, il lato diciamo medico-scientifico della mia facoltà mi piaceva veramente tantissimo e quindi poter fare la tesi nell'ambito di malattie infettive per me è stata veramente una grandissima esperienza. Il lavoro che abbiamo fatto in laboratorio aveva come scopo quello di creare una metodica per diagnosticare le principali malattie virali nella trota iridea. È stato un lavoro molto duro perché innanzitutto erano cose per me nuove, quindi mi hanno dovuta seguire, insegnare diverse cose per poi rendermi piano piano sempre più autonoma. È un lavoro di estrema precisione, pulizia, bisogna sempre stare molto attenti a qualsiasi cosa, ci sono delle regole ben precise da seguire. Nonostante tutte le difficoltà è venuto fuori comunque un buon lavoro e alla fine ero veramente molto soddisfatta. Katy Dreams 04, sei mai stata in difficoltà nel dire ai tuoi genitori le tue passioni come YouTube? Se sì, come hai affrontato la cosa? Se no, che consigli dai? Non sono mai stata in difficoltà perché in generale, anche se non ho un grandissimo rapporto con i miei genitori, nel senso che spesso faccio fatica a parlare con loro di quello che mi riguarda, però ecco, quando si tratta delle mie passioni, quando vedono che c'è qualcosa che mi ispira, che mi piace, che mi prende totalmente, mi sono sempre stati a fianco e hanno cercato sempre di supportarmi. Certo, all'inizio mi mettevano sempre in guardia che le cose potevano non andare magari come volevo io, che non devo crearmi chissà quali aspettative. Non parlo tanto di YouTube quanto quando ho iniziato a lavorare, ad esempio, all'uncinetto al cucito e ho iniziato a partecipare ai primi mercatini. Spesso capitava che non passasse magari nessuno e mi abbattevo veramente tanto. Loro invece cercavano sempre di supportarmi. Quindi quello che posso consigliarvi è comunque di parlarne perché se è qualcosa che vi appassiona, i vostri genitori sicuramente lo capiranno e cercheranno di starvi accanto come meglio potranno. Se evidenziano i lati negativi di questa vostra passione o se hanno dei dubbi, non lo fanno perché vi vogliono male o vi vogliono sminuire o vogliono che abbandoniate questa vostra passione, ma semplicemente hanno paura che rimaniate delusi o che non faccia realmente per voi, quindi cercano semplicemente di proteggervi in un certo senso. Ericas ti parti. Se io e te potessimo essere un duo di personaggi di film, telefilm, libri, fumetti, manga, eccetera, quello che vuoi, chi saremmo secondo te? Se potessi prendere un altro micione, come ti piacerebbe chiamarlo? Partiamo dall'ultima domanda che è la più facile. Allora, al momento non ho intenzione di prendere un nuovo gatto qui a casa perché abbiamo già 5 gatti ed è un grandissimo impegno mantenerli, curarli, sia da un lato di tempo, forze, energie, che dal lato economico, quindi siamo fermi a 5 gatti qua. Però quando andrò a vivere per conto mio, nulla mi vieterà di adottare un gatto trovatello, come sono tutti i trovatelli i gatti che ho al momento, e in tal caso mi piacerebbe tantissimo chiamarlo
sushi, o chiamarla, perché alla fine sushi si può utilizzare sia per un maschio che per una femmina. Per una volta abbandonerei il rito di chiamare tutti gli animali con la stessa lettera iniziale, perché mi piacerebbe avere due gatti, uno sushi e l'altro roll. Sì, sono pazza, però lasciatemi sognare. Per quanto riguarda la prima domanda, sono molto in difficoltà, perché non riesco a trovare un personaggio in cui identificarmi completamente, quindi di conseguenza trovare un personaggio amico di questo con cui identificare te. L'unica coppia che mi viene in mente è Kat e Vren di Fangirl, perché loro sono due gemelle e nonostante io e Erika non ci assomigliamo fisicamente per niente, caratterialmente ci sono diverse similitudini, quindi mi ricorda un po' quello e un po' il fatto che hanno tante cose in comune, per l'appunto, però allo stesso tempo sono due persone molto diverse fra di loro. Kat è quella magari un po' più timida e introversa, la sottoscritta, mentre Vren è più aperta alle novità, alle avventure, quindi la vedo più come Erika. Però non è un paragone di cui sono soddisfatta al 100%, però è l'unico che mi è venuto in mente in questo momento. Quindi se voi avete due personaggi fictional in mente che assomigliano tanto a me e a Erika, mi raccomando, scrivetelo qua sotto nei commenti. Erika ovviamente del canale Diary of a Bibliophile, visto che non l'ho detto, comunque troverete il suo canale nelle schede qua sotto in descrizione. Michaela Shinichi, se non sono indiscreta, come hai conosciuto Mr. Chibi? Ci parleresti un po' della tua relazione? Scusami l'impertinenza, sei bellissima e bravissima, continua così, ti adoro, grazie mille, che gentile. In generale in tantissimi mi avete chiesto di Mr. Chibi, come l'ho conosciuto, la mia relazione e quant'altro, e sono un po' restia a raccontarvi queste cose perché le ritengo molto personali e private da una parte, e dall'altra nella relazione ci sono io che ho scelto di espormi su internet e una persona che invece non l'ha scelto, che tiene molto alla sua privacy, quindi per rispetto nei suoi confronti non ho mai parlato della mia relazione per questo motivo, tant'è che non vi ho mai detto neanche come si chiama, sono Mr. Chibi appunto, per rispetto nei suoi confronti. Quindi non prendetela come una cattiveria nei vostri confronti, un voler dire o non dire, perché a me in realtà piacerebbe tanto parlare della mia relazione, però allo stesso tempo voglio rispettare anche la privacy della persona con cui sto. In generale ci sono alcune cose che nemmeno io mi sentirei di condividere con persone che non conosco. Però posso dirvi senz'altro come ho conosciuto il mio ragazzo. In pratica era l'amico di un mio amico, quindi ci siamo incontrati in un'uscita di gruppo, non ci siamo piaciuti granché all'inizio, lui non mi aveva colpito, io figuriamoci, ero super timida, me ne stavo in un cantuccio mio, quindi non ci piacevamo all'inizio, però dopo alcuni mesi è iniziato a crescere un po' di interesse e attualmente stiamo insieme da più di 9 anni, è la cosa più bella della mia vita. Mi sento una persona veramente molto fortunata ad aver trovato qualcuno che mi ama per chi sono realmente, che mi ha visto crescere, che mi è stato vicino nei momenti di gioia immensa, ma anche di difficoltà, di dolore, che non mi abbia mai lasciato abbandonata. E è una cosa che faccio fatica a descrivere a parole, però è una cosa immensa. Chiara Mirra, ti capita mai di sentirti inferiore alle altre ragazze esteticamente quando guardi le loro foto sui social? Se sì, hai dei consigli da dare per vincere questa cosa? Assolutamente sì, io mi sento ogni giorno, tra virgolette, inferiore alle altre ragazze, ma più che inferiore mi chiedo perché loro sì e io no, perché loro in foto vengono così bene, io invece sembro sempre uno sgorbio tutte le volte che cerco di mettermi in posa, o in quei momenti in cui, non so, vi sentite carine, vi fate una foto e poi scoprite invece che siete un obbrobrio. Ecco, a me capita sempre così, quindi casco un po' nel, non nel dispiacere, però nello sconforto, ecco, mi abbatto facilmente guardando le foto di altre ragazze online.
però allo stesso tempo mi dico che io non devo paragonarmi alle altre persone, io devo stare bene innanzitutto con me stessa, devo piacermi per come sono e non rapportata a qualcun'altra, perché siamo tutti diversi, è impossibile essere tutti uguali, avere certi canoni di bellezza. La bellezza non è qualcosa di oggettivo, ma sta negli occhi di chi guarda, quindi dobbiamo sapere apprezzare di più chi siamo e avere più cura di noi stessi, non solo per l'aspetto prettamente estetico, ma proprio a livello di stare bene in pace con se stessi a livello mentale. Inoltre, non tutto quello che vedete online è effettivamente così, magari le foto sono ritoccate, magari quella ragazza è una modella, ha studiato per mettersi in posa, quindi appare più alta, più bella, più carina, magari per l'angolazione o il tipo di foto, magari è bravissima a modificare le foto e sembra che abbia una pelle perfetta quando in realtà non è così. Oppure semplicemente è effettivamente così bella e dobbiamo farcene una ragione. Scherzi a parte, sono convinta che ogni persona è bella a modo suo, anche se noi vediamo in noi stessi tantissimi difetti, tantissime imperfezioni, e poi vediamo gli altri che sembrano essere perfetti, senza alcun difetto, con tanta sicurezza, quando in realtà magari anche quella persona ha delle insicurezze, però in quella foto non lo mostra, perché una foto o un video online non permettono a qualcuno di conoscere quella persona, ricordatelo sempre. Queste erano le mie risposte alle vostre domande, spero di avervi tolto qualche curiosità con questo video, vi consiglio di seguire sia la pagina Facebook che Instagram, perché ogni tanto vi chiedo lì di farmi delle domande e anzi sono molto attiva su entrambi i social, quindi se avete delle domande più dirette e immediate rispondo sempre. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!